Come sta? Ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Ed eccoci qua. Incredibile. In questo nuovo episodio di Quattro Chiacchiere in Padella. Andiamo da sus. Camera, però mi devi inquadrare. Maledetto camera, io sono qui. Mannaggia il cameraman. Salve a tutti. Io sono il vostro sus. Per qualche motivo oggi la camera non funziona. Perché ci inquadra così male? Cameraman, tutto bene? Hai bevuto? Perché la camera non funziona oggi? Cameraman, tutto bene? Non lo so, abbiamo dei problemi tecnici con la camera. Non erano previste queste cose. Comunque, benvenuti in questo incredibile episodio. Salutiamo sus. E rieccoci qui e la camera continua a inquadrarmi male. Rieccoci qui e abbiamo dei problemi con la camera oggi, non promette bene. Come va Sua Maestà? Tutto a posto, sono tutto a posto. Ed eccoci qua nel nuovo episodio di Quattro Chiacchiere in Padella. E abbiamo sempre il nostro sfondo incredibile e la nostra musichetta senza copyright. Ed eccoci qua, oggi parleremo dei risultati incredibili del Game Award. Ma prima di tutto dobbiamo fare sempre la nostra intro incredibile. E sto ballando dicendo intro. E ho quasi dato una testata alla camera, tutto a posto. Oggi siamo ubriachi senza aver bevuto, vero sus? Che è un record in questo universo. Mannaggia. Allora, prima cosa, vi dobbiamo ringraziare. Incredibile, anche se non vi iscrivete, non mettete mi piace, maledetti followers, vero sus? Mannaggia a voi. Vi dobbiamo ringraziare perché, incredibile, abbiamo cominciato a superare la media delle 30 visual in tutti i video. Ma la cosa che ci ha sconvolto, incredibile, vero sus? Sì, è che il video del wrestling ne ha fatte tipo 30 in un giorno. Record. È vero, non mai ce lo potevamo aspettare che il video del wrestling incredibile andasse così bene a livello di visual. Non ce lo potevamo aspettare. Ha fatto tipo più di 30 visual in meno di 24 ore. Incredibile. Vi piace che parliamo di wrestling? Bravi. E allora, come premio, questo non era previsto, infatti il camera è molto contento di questa cosa, prossima settimana uscirà un nuovo video di chiacchiere sul wrestling per quanto riguarda il pay-per-view di NXT Deadline e quello che è successo in Ring of Honor con quell'incredibile match tra il Revival e il Briscoe, vero sus? Mamma mia, se le sono date forte. E quindi faremo anche quello. E tra l'altro, questa settimana, se i programmi vanno bene e non ci sono problemi tecnici, mannaggia, dovrebbero uscire 4 video, yeah, vero sus? È una bella settimana. Dovrebbe uscire la review incredibile sui manga, top manga venduti del 2022. Poi dovrebbe uscire la review su Megumin, sullo spin-off. Poi questo quattro chiacchiere sui risultati degli award. E domani, quando vedrete questo video, se tutto va bene, il review su uno dei giochi che abbiamo scelto di mostrarvi. Vabbè, che avrete già visto perché insomma è passato già più di una settimana. Su uno o due giochi mostrati nell'evento di Game Award come review numero 3. E sto ballando, oggi ballo tanto. E quindi niente, questa è la intro, vi ringraziamo e niente, io direi di partire subito con i risultati incredibili di Game Award e vedere. Ecco, dovevamo mettere effettivamente in questo video se Sush aveva vinto con tutte le sue incredibili. Sush aveva vinto con tutti i suoi incredibili voti o avevo vinto io, però non abbiamo fatto la coppa. Perché il Cameron si distrae, ma ha detto Cameron, perché non hai fatto la coppa? Te l'avevamo detto. Mannaggia il Cameron, vero Sush. Vabbè, però maledetto Cameron. Ecco, bravo Sush. E invece domani vi beccate il prossimo episodio delle review su almeno due incredibili giochi che hanno fatto vedere a Game of War, più la coppa. E vediamo chi ha vinto, ho indovinato io più risultati o sus. Lo volevamo mettere in questo video, però per problemi tecnici non lo possiamo mettere, perché il camera non ci ha fatto la coppa, ma ha detto camera, e quindi insomma ci siamo capiti. E quindi niente, prepariamo il PDF e arriviamo subito. Ed eccoci qua, incredibile, con il nostro database e tutte le cose scritte con i risultati incredibili e i riassunti incredibili. Io direi di partire subito, sus, devo volare però. E ho capito, sono messo, cameraman, mi devi inquadrare. Oggi il cameraman è ubriaco. Perché non mi inquadri, cameraman? Non mi far fare i primissimi piani, sus. Su, cameraman. Comunque, sus, rimane giù perché non può volare. Ho capito però, che palle. E allora, eccoci qua, incredibile. Partiamo con incredibili risultati, incredibili di Game of War. Allora, Game of the Year, indovinate un po' chi ha vinto? Ovviamente ha vinto Elden Ring, e lo avevamo capito. Sus aveva predetto tutto. E beh, l'avevo detto che Ragni faceva vincere Game of War. Vabbè, insomma, bravo Sus. Però insomma, ovviamente Elden Ring ha vinto non soltanto per Ragni, ma perché è anche un grandissimo gioco.
ed è dovrebbe essere il secondo gioco che la From vince. Il primo dovrebbe essere stato Sekiro. Cameron conferma cinetic incredibile. E intanto non metterà mai a fuoco. E vabbè, almeno mette a fuoco. E rieccoci qua, abbiamo acceso le luci perché non si vedeva un cazzo altrimenti. Poi, miglior game direction. E non avete vinto? Elden Ring, ovviamente. Qui mi pare che avevamo detto God of War, vero Sus? Sì, avevamo detto God of War, mi sa. E beh, però dai, ne ha vinti parecchi pure God of War, però era ovvio che Elden Ring è Elden Cock, mannaggia lui. Bravo Sus. Quindi Elden Ring ha vinto anche miglior direction e c'era... Beh, no, in realtà avevamo detto Elden Ring, non mi ricordo. Vabbè, poi lo vedrete quando diremo i risultati incredibili. Lo volevo, ripeto, quella parte la volevamo mettere in questo video, però il cameraman non è riuscito a farci la coppa e quindi ci tocca metterla nella parte delle review. Mannaggia il cameraman. Comunque, quindi Elden Ring ha vinto anche il miglior direction. Che c'era dentro Immortali, Distrega, vabbè, insomma, era bellissimo. Poi, miglior narrativa incredibile, ha vinto God of War. Questo ci avevamo indovinato, mi sa. Perché giustamente avevamo fatto tutto il discorso che, per carità, la trama di Elden Ring è molto, molto figa. Però la devi capire. Se non la capisci, non la capisci. Se la capisci, non la capisci. Però, God of War in questo è più semplice, diciamo. Ecco, quindi God of War ha vinto la miglior narrativa, che è uno, diciamo, dei big award. Andiamo avanti, miglior art direction, Elden Ring. E bella, questo mi sa che ci avevamo indovinato, l'avevamo detto perché, insomma, ha delle boss fight incredibili, Elden Ring, poi il mondo, l'ha scritto Martin, vero Sus? E vabbè, quello è bravo, è perché anche ha scritto il Trono di Spade, e lui è bravo a fare questi luoghi medievali con tutta la lore. Ecco, Sus, bravo Sus che dice lore, esatto, e quindi siamo contenti che Elden Ring abbia vinto anche miglior art direction. Che dovrebbe voler dire questo, oppure abbiamo detto una stronzata. Comunque, art direction vuol dire anche, insomma, la direzione artistica di quello che vedete quando giocate. E quindi siamo già a 3 premi per Elden Ring, Però mi pare che God of War qui ne dovrebbe aver 24, e poi lo vedrete dopo. Comunque, miglior musica e colonna sonora, indovinare un po' chi ha vinto? Esatto, ha vinto God of War. E siamo contenti perché effettivamente le musiche di God of War sono molto fighe quando incontri i nemici incredibili e gli rompi il culo con Kratos, che tra l'altro ha vinto anche, poi lo vedrete tra poco, incredibile. E niente, siamo contenti che ha vinto God of War. Miglior per quanto, ripetiamo, Elden Ring avesse della musica incredibile, e quindi siamo contenti che God of War abbia vinto anche il miglior premio di miglior musica e colonna sonora. Incredibile. Dicevamo, eravamo arrivati a miglior musica e colonna sonora, che l'ha vinta appunto il buon God of War Ragnarok. Poi, miglior audio design, ha vinto God of War di nuovo, e questo forse ci avevamo indovinato. No, abbiamo detto una cazzata, Sus! È vero, sono messa qui, avevamo detto Gran Turismo 7 e non ha vinto, mannaggia! Peccato che, però, insomma, Gran Turismo ci poteva stare. Però, ovviamente, meglio audio design ha vinto God of War. Hanno fatto vincere tutto a loro due, ragazzi. Qualcosa ha vinto Stray, però, insomma, poi vedrete, insomma. Però, mi pare, questo avevamo detto Gran Turismo, poi vedrete nella parte dei risultati incredibili. Poi, miglior performance, questa, vabbè, era scontato che vincesse il nostro Christopher Judge. Buoi, vero Sus? Mamma mia, poi, tra l'altro, qui c'è stato anche Al Pacino. Vabbè, poi ve lo diremo dopo. È vero, qui è stato introdotto da niente poco di meno che Al Pacino. E me coglioni, che non vedevamo tipo da miliardi di anni, e ha introdotto il miglior performer, il nostro amico Christopher Judge. E siamo contenti per Christopher Judge. Boy. Poi, miglior Games for Impact. Ha vinto As Dusk Falls, che non l'abbiamo giocato purtroppo. Questo mi sa che l'avevamo skippato, perché non li abbiamo giocati questi giochi. Però Sus. E beh, mica possiamo giocare tutti, mannaggia. Poi, andiamo avanti. Miglior gioco persistente, indovinate un po', ha vinto Final Fantasy XIV. Mi dispiace, Genshin Impact ha perso, vero Sus? Sì, ma c'è tipo stata tutta una litigata perché Genshin Impact ha vinto il premio dell'audience, tipo. Però ha perso questo. E i fan si sono arrabbiati, mannaggia a voi. Infatti, oh, raga, mica potete vincere sempre. Perché aveva vinto l'anno scorso Genshin Impact. Non mettiamo in editing se aveva vinto Genshin Impact l'anno scorso. Comunque Final Fantasy XIV ha vinto. E siamo contenti. E sto ballando su Final Fantasy. In senso buono. Poi, migliori indie Stray. Vabbè, questo era scontato. Migliori indie di debutto Stray. Questi sono gli unici due premi che ha vinto Stray. Comunque ci sta, ripeto. Siamo contenti perché effettivamente Stray ha fatto... Insomma, parecchia gente ci ha giocato. Era ovunque per un breve periodo. Però siamo contenti per Stray. Insomma, ci sta a premiare cose nuove e fresche. Poi, miglior supporto della community presente Final Fantasy XIV. E qui avevamo detto, mi sa forte. No, avevamo detto che. E non ce lo ricordiamo, mannaggia. Vabbè, lo diremo nella parte delle revisioni incredibili che abbiamo detto. Che non ce lo ricordiamo. Sono passati più di 10 giorni, mannaggia. Vero Sus. E non me lo ricordo. E vabbè, lo metteremo in quella parte, ragazzi. Scusateci. Miglior gioco mobile. Incredibile. Ha vinto Marvel Snap. E qui Sus ci ha indovinato. È vero, qui ci ho indovinato. Perché ho la mia grande testa e indovino le cose.
anche se non l'ho giocato. Bravo, Susuke ammette che non gioca tutti i giochi, ma ci indovina lo stesso. Quindi Marvel Snap, bravo Marvel Snap, gioco Marvel. Poi, miglior gioco VR, ecco, da qui in poi, purtroppo, nel video delle dei Game Award che abbiamo fatto, quello che avete visto tutti quanti, dove vedevamo le nomini, c'è stato un taglio incredibile, perché non le potevamo mettere tutte, il video veniva fuori più di 40 minuti e il camera si era incazzato, insomma si era incazzato. Come fai a incazzarti, camera, che ti abbia dato pure un lavoro, anche se non si è pagato? Comunque il camera si era innervosito, e quindi l'abbiamo dovuto tagliare parecchio, e poi siamo tornati a quelle finali. Ho vinto Moss Book 2, che non sappiamo neanche cosa sia, e non siamo informati su questo gioco, però di fatto ha vinto, quindi GG per lui. Però, e non vogliamo di cagate, quindi evitiamo di commentarlo. Ecco, andiamo avanti. Miglior action, Bayonetta, questo ci abbiamo indovinato, perché mamma mia, Bayonetta, questa si cagna. Ha ragione Sus, Bayonetta però è una bella ragazza, il gioco è molto figo, abbiamo giocato tutti e tre i giochi di Bayonetta, perché nel Godverse Bayonetta era tanta roba, mamma mia. E niente, siamo contenti di vedere la nostra mammi che vince miglior action, vero Sus? Eh sì, per carità, su, c'erano anche altri bei giochi, però siamo felici per Bayonetta. Ecco, brava Bayonetta. Poi, miglior action adventure ha vinto God of War, e siamo contenti per God of War, che ha portato un sacco di premi a casa, nonostante non abbia vinto Game of the Year. Poi, miglior gioco di ruolo, Elden Ring. Questo mi sa che ci avevamo indovinato, perché avevamo detto Elden Ring. Tu su che avevi detto? Io avevo detto Pokémon Legend. No, non è vero, non me lo ricordo, cioè, ma mi scusi. Vabbè, non ce lo ricordiamo. Comunque, ha vinto Elden Ring, anche se mi sa che avevamo detto Elden Ring. Vabbè, poi lo vedrete. Poi, miglior fighting game ha vinto Multiverso. Se noi abbiamo detto JoJo, questo ce lo ricordiamo. E niente, ha vinto Multiverso. Quindi Shaggy, Super Saiyan Ultra Istinto, è entrato nel cuore dei fan, visto che è stato, insomma, ci fa piacere. Poi, miglior gioco per la famiglia, Kirby and the Forgotten Land, che sembra Mario Odyssey in versione Kirby versus. Vabbè, dai, Kirby che assorbe le macchine e i distributori, è carino. Ma, insomma, mangia tutto Kirby. Ecco, bravo Sus, che specifica. E niente, andiamo avanti. Miglior simulazione strategico ha vinto Mario Rabbids Sparks of Hope, che ripeto, noi quei coniglietti ci hanno un po' rotto i coglioni, però effettivamente sono, insomma, non li abbiamo giocati, però sono divertenti da vedere e non ci annoiano vedere ogni tanto qualche video di questa serie di videogiochi incredibili, però non siamo fan dello strategico purtroppo, vero Sus? Dopo un po' ci annoiamo purtroppo, mica possiamo giocare tutto. Bravo Sus, che è contento. Miglior sports racing, Gran Turismo 7. Oh, e siamo contenti, vero Sus? Sì, siamo contenti, però sono un po' triste. Per cosa sei triste? È che lei vola, sua maestà, io sono qui solo. Ecco, ora sono contento. Ora sono contento. E quindi ha vinto Gran Turismo 7. E siamo contenti che Gran Turismo 7 abbia vinto qualche cosa. Ha perso quell'altro, ma almeno questo l'ha vinto. Quindi il miglior sports racing ha vinto Gran Turismo. E siamo contenti. Poi, miglior multiplayer Splatoon 3. Questo ci abbiamo indovinato, sicuramente ce lo ricordiamo. Miglior gioco atteso The Legend of Zelda. E qui, più o meno, io avevo detto, mi sa, Final Fantasy. Tu su che avevi detto? Io avevo detto Starfield, mi sa, quindi proprio l'abbiamo sbagliata questa. Però vabbè, insomma, Legend of Zelda, si sa, insomma, c'è tanto hype per questo seguito di Zelda, incredibile. Poi, Content Creator of the Year, Godoverse TV, abbiamo vinto su, mamma mia, beh, era scontato che vincevamo, ragazzi. Quindi vi ringraziamo, non ha assolutamente vinto questo Ludwig, che cazzo lo conosce questo? Mi dispiace, Ludwig, Godoverse TV, abbiamo vinto il premio Content Creator of the Year. E quindi la coppa ce la manderanno il prossimo anno, già abbiamo parlato con gente, state tranquilli, quindi Content Creator of the Year ha vinto Godoverse TV. Ah, vero Sus? E siamo contenti. Andiamo avanti. Miglior adattamento ha vinto Arcane, qui ci abbiamo indovinato, ce lo ricordiamo, vero Sus? Sì, ha vinto Arcane, bravo Sus. Poi Innovation and Accessibility ha vinto God of War, siamo contenti, questo pure ne avevamo parlato, mi sa. Miglior sports game ha vinto Valorant, e noi avevamo detto Rocket League, vero Sus? Peccato, Rocket League è un gioco simpatico. Invece ha vinto Valorant, che devi fare? Poi Best Sport, da qui in poi avevamo tirate completamente a caso, perché non siamo del mestiere di queste robe sportive e videogiocose incredibili, e ha vinto Jacob Hay. Potrebbe che ci abbiamo indovinato a caso, Sus? Mi sa che ci abbiamo indovinato a caso, quindi siamo, vedete come siamo bravi. Andiamo avanti. Oro Sports e Team hanno vinto Loud, quelli che giocano a Valorant, non ci ricordiamo che abbiamo detto, poi lo vedrete. Best Sports Coach ha vinto Matteus Tarasconi,
bravo Tarasconi. E poi Best Sports Event ha vinto League of Legends Cup. Questa l'abbiamo indovinata tirando a caso. Quindi, tirando le somme, Elden Ring ha vinto 4 premi, tra cui quello di Game Award, e God of War ne ha vinti 5. Quindi loro due si sono smezzati tutto. Poi Scorn ha perso. Mannaggia Sus. Vabbè, ma Scorn meritava qualche cosa. Ha perso Scorn. Stray ha vinto 2 premi. E quindi c'è stato un evento abbastanza simpatico. Ovviamente questi sono solo i risultati. Adesso, senza sperare di fare un video di più di un'ora, vi faremo un piccolissimo riassunto dei temi e dei giochi che hanno annunciato in questo evento incredibile. Così che il cameraman si divertirà a editare questo video, che dovrà pure uscire in tempo. Quindi alla grande. Quindi niente, prepariamo e ci vediamo tra poco.